Bene ragazzi, sono Marci e benvenuti in questo nuovo video della Survival. Ieri ragazzi mi avete stupito tantissimo. Vi ho chiesto, volete la Survival? Lasciate un bel mi piace. Siamo arrivati ragazzi a 400 mi piace subito. Cioè, una cosa mai successa. E sono veramente molto contento. Quindi oggi avrete l'episodio della Survival. Lasciate un mi piace subito ragazzi se volete che questa serie continui. Ho cercato di fare meno tagli possibili così almeno siete contenti visto che ultimamente avete un pochino video senza tagli. Mi raccomando, commentate come ieri che avete già fatto tanti commenti, io vi lascio al video. Scusatemi se non sono stato attivo ieri nel rispondere ai commenti, cagate varie, ma oggi ho dovuto studiare, ovvero per voi ieri. Quindi ragazzi, ci vediamo dentro il video, vi lascio all'intro, bella. Marci burlone. Sono Marci e benvenuti in questo nuovo video della Survival. Allora, ragazzi, come ho già detto nel pre-video, nel pre-intro, nel pre-che-coso, ieri mi avete di nuovo stupito e alle 18, 19:45 eravamo a 400 mi piace, ragazzi. State scherzando, troppi mi piace in questo periodo. Cioè, no, voi continuate a metterli, però sono contento. Allora, siamo tornati con la survival. Oggi cosa voglio fare? Ragazzi, voglio fare una cosa epica. Guardate cosa sono andato a prendere, quanto granito sono andato a prendere. Allora, adesso sta a vedere se è meglio il granito così o così. Intanto facciamo due stack così e altri due stack, un pezzettino li teniamo così. Direte, Marci, ma perché cazzo mi fai? Voglio fare la farm di grano. Allora, la farm di grano volevo farla qua dietro, però mi sono reso conto dopo che ho fatto la casa un pochino poco distante da qua, capite quello che voglio dire? Cioè, c'è poco spazio qui per fare una farm. Perciò ho deciso, le cose qui le lasciamo sempre, di fare proprio una farm tipo da questa parte dedicata interamente al grano, che è una cosa che secondo me è abbastanza figa. Essendo che voglio fare una farm sia grano che parole, che sì, che parole, certo, una farm di parole, ok, Marcio, ok, va bene, una farm di carote, patate e grano contemporaneamente, ho preso spunto un pochino dall'idea che fece Surreal Power nella serie, non so se vi ricordate la vecchia Minecraftita, lui fece con il dispenser, o il drop, no, il dispenser, che usciva l'acqua e cadevano poi giù. Volevo fare appunto una cosa del genere, un pochino, cioè fatta a mio modo ovviamente, così è anche automatizzata. Poi faremo delle farm ovviamente molto più grandi intorno a quelle parti lì, oppure addirittura in acqua. La seconda idea era, cosa te me lo dovete dire nei commenti, quella cosa che ho detto la faremo sicuramente, però volevo fare una piattaforma in acqua, volante tipo qua, un cerchio, nel quale mettevamo tipo delle piccole farm, che secondo me non è una cosa bruttissima. Sì, secondo me ci sta anche. Comunque ora voglio farvi vedere un pochino cosa intendevo nel fare la casa in quel modo. Intanto mangiamo una così così posso correre. Ah, due me ne danno, non pensavo così tanti. E dobbiamo anche dormire, dobbiamo anche dormire, dobbiamo anche finire la casa, dobbiamo fare un casino di cose. Allora, vediamo qua. Non ho niente, non ho niente. Ah, altra cosa. I video della Marci. No, della Marci niente. Della Survival e di questa serie qua. Della Survival e della Worldcraft non verranno editati perché ho notato che voi avete maggior coinvolgimento. Cosa che sinceramente non capisco più di tanto. Perché, sinceramente, vedere un video tagliato lo preferisco. Magari scrivetemi le motivazioni nei commenti per il quale dite cacchio, io preferisco vedere un video non tagliato perché così preferisco vedere un video tagliato perché così in ogni episodio, ragazzi, faremo una specie di domanda, una ask Marci, qualcosa del genere. Quindi adesso voglio farvi vedere un pochino la struttura, anche se ci servirebbe il dispenser. Io come dispenser metterò questa cosa qui, così almeno ci ricordiamo. Però ci tocca farci un piccone. E di ferro forse non abbiamo più qua. Infatti non ne abbiamo più. E non abbiamo neanche cobblestone. Ah no, ne abbiamo 5 pezzettini. Va bene, va bene, va bene così, va bene così, va bene così. Allora facciamo due, facciamo uno, due e facciamo il nostro piccone. Anzi, ne farei tre. Oh, mi sono abituato adesso. No, due ne posso. Mi sono abituato con la Worldcraft che non si può trascinare e non trascino più come un pirla. Facciamola qua. Anche se bisognerebbe fare il giro dietro, quindi la farei un pochino più tipo verso qua. Sì.
Allora, se non mi ricordo male, uno di acqua, adesso facciamo tipo... Ce l'ho un... Sì, ce l'ho il secchio, perfetto. Così capisco bene come funge lo sgorgo dell'acqua. Perché io volevo farle in maniera diversa. Ovviamente fatto a quattro piani, che sarebbe una cosa estremamente figa. Però non sono sicuro che le mie competenze redstone mi possano permettere di fare una cosa così grande. Allora, la vogliamo far qua, abbiamo detto, ok? Anche se qui forse... Sì, qui perché poi togliamo tutto. Sì, dai, andiamo indietro, non fa niente. Facciamo direttamente qua e facciamo una cosa del genere. Così e così. Perché poi qui ci sarà il dispenser. Sì, perfetto. Dovrebbe uscire di qua l'acqua, giusto? Sì, così. No, ho fatto la stronzata. Ok, no, era giusto come volevo fare prima. Non so perché poi ho fatto sta cosa qua. Ok. Ok, allora, mettiamo questi intanto. Vediamo fino a dove arriva. Dovrei arrivare fino a 8. Per l'appunto, fino a 8. È tipo quello che ho fatto nella cosa con il buon tizio, nell'oceano con tizio. Che ragazzi continuerà tranquilli, continuerà. Volevo fare una cosa del genere, ovvero che qui poi cadono. Che secondo me è una cosa estremamente figa. Più che poco figa, perché comunque sono... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sono 8, 64, 32 pezzi che non sono malaccio. Non sono malaccio, però c'è un però. Voglio cercare di farlo a scacchi, nel senso così, guardate un po'. Ditemi se vi piace. Allora, cerchiamo di prenderlo, ok. Qui mettiamo direttamente l'altro, guardate un po'. Secondo me è estremamente figo. È estremamente figo. Togliamo... Qui dietro lo facciamo lo stesso. Sì, secondo me viene bello. Viene bello. Vediamo. Vediamo. Cioè, bisogna fare delle prove, perché se non fai delle prove non capisci. Bello, mi piace. Invece mi piace moltissimo. Mi piace moltissimo. Anche se in alcune parti metterò il vetro, per forza. Tipo, guardate qua. Io posso fare questa cosa qui adesso. Io forse vetro ne ho a casa, ne ho, dovrei averne, anche se non ne sono completamente sicuro. Sì, ne abbiamo, cacchio, ne abbiamo. Ne abbiamo anche 37 pezzi, la bellezza di 37 pezzi. Sì, guardate, secondo me viene strafiga sta cosa, viene veramente strafiga. Guardate, io faccio questo qua. Questo qui, uno vuoto e questo qua. Così lasciamo il polish qua, qui, qui e qui, ok. E sopra diventerà lo stesso una cosa del genere. Guardate, tac, tac, opla. E qua così. Che figata, è bellissimo, è stupendo, mi piace troppo. Oddio ragazzi, mi piace troppo. Che poi per quello che devo fare 3 va più che bene. Sì. No ragazzi, è stupendo. L'effetto che dà è veramente bellissimo, perché sembra che questo qui è tipo venire fuori. Bello, bello, bello. Allora, adesso facciamo direttamente una zappa. E in questo caso però servirebbe... Sì, ok. Siccome dobbiamo farla a... No ragazzi, mi è venuta un'altra idea bellissima. Ci serve però questa qua bianca. Anzi, quella grigia. Quella grigia che non so se ho nelle vicinanze, però. È un bel problema. È un bel problema. È un bel problema. Già. Non vedo neanche una caverna nei dintorni. Porca... L'andesita dovrebbe chiamarsi qualcosa di... Forse però... Ma ce l'ho nell'inventario, no? Vado a prenderla io. Allora, dovrebbero bastare quelli che ho presi, però il piccone non mi ha permesso di prenderne così tanti, sinceramente. Non mi ha permesso di prenderne così tanti, infatti ne ho circa uno stack e mezzo, ma... Non ci siamo per niente, non ci siamo per niente. Ora, vediamo se facciamo una cosa del genere. Facciamo così, 1 e 2. Così ne abbiamo 40 e 60. Perché volevo fare appunto a due... Cioè, non so come spiegarvi bene cosa voglio fare. Perché, da dire il vero, spiegarlo è molto più difficile che farvelo vedere direttamente.
Allora, se avete capito, qui finirà il nostro primo coso, quindi qua dovranno cadere, giusto? Però, cosa voglio fare io? Prendere innanzitutto quelli bianchi, dov'è che sono? Anzi, prendere del legno, eccolo qua. Fare il divisorio, ok? Questo divisorio qua. Rimettere uno di questi qua e partire allo stesso modo con l'andesite. Vediamo un po' se sta bene. Cacchio, ho finito il piccone e non ho preso neanche la cobblestone. Bello, 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 bravo Marci, bravo. Complimenti soprattutto perché veramente. Ecco, avete capito, infatti qua non tiro troppo. Allora, sono, dovrebbero essere 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 con quello che. Ok, sì. Quindi facciamo una cosa, mettiamo il 1 e il 2, così schiaccio 1, 2 se li voglio. Tipo, guardate, 1, 2, 1, 2, 1. Però non li sto contando, bravo Marci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, perfetto. In teoria dovrebbe essere giusto. Sì, è giusto, giusto, giusto. Quindi anche in questo caso facciamo la stessa cosa. No, ho balzato. Ne ho balzato uno. Sono i cazzi. Andiamo a farci sto per favore di piccone. Perché, capito? Capito quello che voglio dire? Capito quello che voglio dire? Non ho cobblestone. Dentro qua non è che ho messo per caso della cosa. No, no, non ce l'ho. Bene. Dobbiamo farcelo di. Ok, dai, facciamoci questa cosa qui che poi chiudiamo l'episodio. Nel prossimo episodio, ragazzi, che vorrei portare settimanalmente, nel senso una settimana, perché ho fatto una craft. Sto impazzendo veramente. Sto impazzendo. Addirittura achievement. Ah, ok, sì, perché ho cambiato mondo su MultiMC. A dire il vero, ragazzi, non so quante volte lo volete a settimana. Perché vi dico così? Perché non raggiungiamo mai i livelli della Worldcraft, per esempio. E io cosa faccio? Cosa dico? Carico la Worldcraft o carico Minecraft Vanilla? Pensate voi cosa potrebbe pensare il buon Marci. Cosa potrebbe pensare il buon Marci? Quindi qua, uno qui. Uno qui, uno qui. E ne dovremmo lasciare due, sì. E uno qua. Perfetto, perfetto. Cosa potrebbe pensare il buon Marci? No, ditemelo voi. Ditemelo voi. Ditelo. Ditelo. Sto aspettando che lo scrivete nei commenti. Cosa sto aspettando? Volete la vanilla seriamente? Scrivetela nei commenti. Beh, ieri ve l'ho chiesto, vi ho detto lasciate un like se volete la vanilla e. Penso che la volevate, penso veramente che voi la volevate e quindi sono molto molto soddisfatto. No, ecco, ho sbagliato di nuovo. Marci, ma perché continui a sbagliare, cazzo? Comunque, se non avete capito, sarà tipo a tre piani così. E secondo me, ragazzi, è una cosa strafiga. Però, c'è un però, c'è un però. Cioè, da vedere è veramente bellissimo. Però volevo farlo così, che tipo quello rosso poi andava sopra qui, questo qua di qua e così via per tre volte. Bisogna capire se l'impianto redstone sono in grado di farlo, perché se non sono in grado di farlo è un bel casino. È un bel casino. Anche se ultimamente me la sto cavando bene perché dopo che avevo scoperto quella situazione che si possono mettere gli slab per salire, è tutta un'altra cosa. È completamente tutta un'altra cosa, almeno a parer mio, eh. Ok, dovremmo avere una pala. Abbiamo una palla e possiamo prendere un po' di terra. Terra. Terra, ho bisogno di terra. Se c'è la spigioca, ok. Terra, terra, terra. Ho notato anche con piacere che siete contenti dell'entrata di Espi nella serie. Good, good, tutto è good quando dite queste cose. Quante ne abbiamo? 21. Bastano e avanzano. Ok. In teoria, adesso vorrei farvi vedere l'ultima cosa, numerata proprio. Solamente non abbiamo una fonte infinita d'acqua quindi qua, e quindi io me la farei. Perché voglio farvi vedere un pochino con l'acqua come sarà il meccanismo. Allora, facciamo fare una cosa del genere. Ehi, così, così e così. Ok. Prendiamo la nostra risorsa d'acqua, ne abbiamo già uno, perfetto. Andiamo a prendere un altro. È semplice, diciamo, quello che voglio fare. L'idea è stata presa, come vi ho detto, da Surreal, però. Diciamo che è quasi completamente diverso, non è uguale a lui, però ci avviciniamo, ci avviciniamo. Allora, qui sarà così, arriverà l'acqua di qua. Invece qua,
arriverà l'acqua di qua. Se non ho fatto sbaglio, dovrebbe rimanere quello libero. Perfetto. Ora, ovviamente qui dovranno cadere, giusto? Quindi si fanno delle cose del genere. Aspettate. Cerchiamo di fare tutto per bene, così nel prossimo episodio evitiamo cagate varie, cagate del tipo: oh Marci, non ho capito cosa volevi fare. Ve lo spiego per bene e via.